One Podcast. L'intelligenza artificiale in auto. ChatGPT arriva sulle auto Volkswagen. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale, come facciamo tutti i giorni, 7 su 7, 365 giorni l'anno, 366 per quest'anno bisestile. Noi continuiamo con l'innovazione e oggi ci catapultiamo in anticipo al CES 2024, che è in corso proprio in questi giorni a Las Vegas, perché Volkswagen ha annunciato l'integrazione con ChatGPT di OpenAI sulle proprie automobili, quindi l'intelligenza artificiale, i chatbot presenti sulle nostre auto. Volkswagen porta quindi l'intelligenza artificiale di ChatGPT all'interno delle proprie auto con un bellissimo video, uno spot con Ewan McGregor, l'attore britannico, spiega come si può interagire con la propria automobile, quindi il conducente e il veicolo dialogano attraverso ChatGPT. Tutto questo con un software di terze parti chiamato Cerence Chat Pro, che permette chiaramente di attivare tutte le funzioni sull'automobile. Quindi si parla di infotainment, quindi si parla di aggiornamento software in arrivo sul mercato proprio nei prossimi mesi. Ma cosa cambierà? Come potremo utilizzare l'auto con ChatGPT magari anche nel futuro? Quello che vedremo nel secondo semestre 2024 è un'applicazione di ChatGPT sulle auto Volkswagen per una primissima parte, quasi come se fosse un test, ovvero l'assistente vocale potrà utilizzare ChatGPT e quindi di implementare tutta una serie di funzionalità che sono interessanti, anche se ci sono dei limiti, come per esempio non avrà accesso ChatGPT e OpenAI ai dati del veicolo, quindi chiaramente cancellando tutte le domande, risposte, dati che noi utilizzeremo sulla nostra automobile. Cambia quindi il nostro approccio, a differenza di quello che è accaduto fino a ieri con i vari Siri, i vari Alexa, dove hanno fallito loro i precedenti. Erano solamente assistenti vocali, cioè erano delle estensioni di funzionalità del nostro cellulare. E invece qua abbiamo aspettative su ChatGPT, su OpenAI, su Volkswagen, sulle nuove auto integrate e collegate molto più alte. Cioè non vogliamo solamente controllare, come ora nei primi test, l'aria condizionata, o lo stato del veicolo, oppure informazioni locali, no? Trovate online, cioè sto passando da una città, mi dai le informazioni. Ma vorrei anche avere delle informazioni di setup, capire in realtà come mi può aiutare in generale per il lavoro. Potrebbe diventare un nuovo ufficio parlante l'automobile, ma non soltanto. Ad oggi arrivano anche dei limiti che secondo me dovrebbero in qualche maniera essere superati, ovvero che le informazioni che noi utilizziamo sull'automobile vengono cancellate immediatamente dopo, diciamo così, averle processate. Questo perché sappiamo bene quanto l'opinione pubblica, le stesse aziende, noi siamo anche sensibili alla gestione del dato, soprattutto quando si parla di intelligenza artificiale. Ma perché devono essere superate? Perché chiaramente questi dati dovrebbero contenere una esperienza evolutiva della nostra guida, della nostra gestione dell'automobile, sempre se nel futuro esisteranno ancora le automobili come le conosciamo oggi. C'è tanto da fare, però mi piace questo esperimento di Volkswagen, che diventa il primo produttore di auto a livello mondiale che ha queste funzionalità. Chiaramente staremo a vedere, anche perché l'altro, Elon Musk, non dorme neanche la notte dopo questa notizia. Forza e coraggio, tra l'altro Volkswagen ha anche abbassato i prezzi per l'elettrico, di tutta risposta. E voi cosa ne pensate? Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni, ogni giorno qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale per parlare con te di innovazione, porci delle domande e non troppe risposte, bisogna ragionare e chiaramente scegliete voi la risposta. Se ti è piaciuta questa puntata metti 5 stelle al caffettino, metti segui, attiva la campanellina e scrivimi una mail se ti va, mario@mariomoroni.it. Noi ci sentiamo domani, fai la brava, fai bravo e buona giornata.